Alla sbarra gli ex vertici dell'esercito turco. Si è aperto ad Ankara il processo contro i 103 imputati, accusati del golpe militare del 1997, che costrinse alle dimissioni l'allora premier Necmettin Erbakan. Erbakan, pioniere della politica islamista in Turchia, è stato il mentore dell'attuale premier Recep Tayyip Erdogan e per questo sul processo sono puntati i riflettori dei media. L'imputato numero uno è il generale Ismail Hakk Karadayé, assente dall'aula per motivi di salute. È accusato di aver rovesciato con la forza il governo e rischia l'ergastolo. L'apertura del processo è stata movimentata dalla protesta del Partito Laburista Turco, che ne chiede l'annullamento. L'esercito è stato autore in passato di diversi colpi di Stato, tutti tesi a difendere la laicità della Turchia. Nell'agosto scorso è stato condannato all'ergastolo l'ex generale Iker Başbuğ per una presunta cospirazione contro il governo Erdogan.